E adesso cambiamo argomento, parliamo e trattiamo la politica e lo faremo in compagnia del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano, attraverso il quale faremo il punto della situazione e tratteremo i temi di maggiore attualità inerenti alla nostra regione Campania. Buongiorno, ben trovato a Mattina 9. Ben ritrovato. Dunque, il tema del giorno riguarda il migrante arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Sembra che la sua ipotesi fosse quella, la sua intenzione fosse quella di lanciare un'auto contro la folla, uno scenario che in realtà abbiamo già visto. Allora io le chiedo, si tratta di un caso isolato oppure dobbiamo preoccuparci perché siamo nel mirino dei terroristi? Ma è evidente che siamo sempre sotto il mirino dei terroristi, ma è anche vero che l'Italia, il sistema paese, anche guardando a quello che è accaduto nei paesi a noi più vicini, in Europa, in Francia, in Spagna, in Germania, siamo un paese sicuro per la qualità del sistema organizzativo, della prevenzione, della repressione e anche per le attività di coordinamento molto serie e molto forti con la polizia internazionale. E d'altronde questo intervento e questo arresto ne è la conferma puntuale nella gestione, nella serietà anche della comunicazione di questo fatto, che è un fatto serio, ovviamente va guardato come tale, ma dobbiamo rendere onore alla Polizia di Stato, ai Carabinieri del ROS e appunto al sistema di sicurezza e di prevenzione del Ministero degli Interni, che fa ancora dell'Italia il paese più sicuro e non a caso, diciamo, la meta anche più gettonata di flussi turistici straordinari. Non c'è dubbio, Marciano, sembra una questione anacronistica, in realtà non lo è, e lo ha detto anche il presidente De Luca, e cioè mi riferisco alla questione rifiuti, che torna purtroppo in auge, una questione che ha colpito con forza anche la capitale ultimamente, negli ultimi tempi, ritorna a Napoli e rappresenta nuovamente, alla stregua del 2008, una falla, un pericolo, un qualcosa che asfissia un po' i partenopei e non solo. A che punto siamo da questo punto di vista? Ma intanto bisogna spiegare bene perché siamo a questo punto. La città, in modo particolare la città di Napoli, è andata in affanno perché una linea del termovalorizzatore di Acerra è sottoposta a una periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. E questo però deve farci pensare, cioè la manutenzione ordinaria o straordinaria di una linea di quell'impianto, che è l'unico termovalorizzatore che oggi tiene in piedi il sistema regionale, rischia di mandare in tilt il capoluogo della nostra regione, una metropoli di 1 milione di abitanti. E allora dovremmo riflettere che cosa dovevamo fare e non abbiamo fatto in questa città. Su questo dovrebbe riflettere la Giunta dei Magistris, quella che aveva annunciato 6 anni fa arriveremo al 70% di raccolta differenziata nei primi 90 giorni di governo, e siamo ben lontani da quel risultato. Dovrebbe ragionare sugli impianti di compostaggio annunciati e ancora non realizzati, e dunque ecco la difficoltà di queste giornate. Ovviamente, poiché come ho detto anche in questi studi, in altre occasioni, il tema non è la guerra tra le istituzioni, ma la collaborazione, soprattutto quando di mezzo c'è una città come Napoli, ci sono il 1 milione di abitanti, ci sono le centinaia di migliaia di turisti che in queste giornate affollano la città, e correre in aiuto della città di Napoli, come abbiamo fatto mettendo a disposizione le isole liberate dalle ecoballe, per mettere lì, per accantonare i rifiuti in eccesso, quelli che non sono stati portati al termovalorizzatore di Acerra, che riprenderà a regime dal 6 maggio in poi la sua attività. Si fa così tra istituzioni responsabili, ma qualcuno dovrebbe anche un po' riflettere sulle sue insufficienze. Potrebbe aiutare adesso, magari, ecco, col senno del poi e ovviamente nel prossimo futuro, una raccolta differenziata, per esempio, basata su un'impiantistica funzionante, ma soprattutto di ultima generazione. Potrebbe essere un'idea? Ma certo, ma non solo è un'idea, ma è un'idea finanziata dalla regione. La città di Napoli, per la sua dimensione territoriale e demografica, ovviamente farà la parte del leone anche su queste risorse messe a disposizione dalla regione Campania. Dopodiché poi devi fare, cioè devi darti un modello organizzativo, e su questo la regione non può sostituirsi alla funzione che è propria dell'amministrazione comunale di Napoli, ma sicuramente la regione può intervenire e deve intervenire anche con poteri commissariali sostitutivi qualora l'amministrazione comunale dovesse, diciamo, dedicare troppo tempo alle rivoluzioni e meno tempo alla raccolta differenziata. Sei d'accordo? Io farei anche un focus sul Mezzogiorno d'Italia. Si parla tanto di sviluppo, Svimez, in particolare l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ne parla attraverso la voce dei suoi protagonisti. C'è un miglioramento, ci sono dei progetti in atto in questo momento.
qualcosa è cambiato rispetto a qualche anno fa? Ma qualcosa è cambiato e appunto Svimez, ma non solo Svimez, anche la Banca d'Italia, SRM, un po' tutti gli indicatori economici, statistici di questo paese ci dicono che la Campania e il Mezzogiorno hanno ripreso una lenta via dello sviluppo. Ma siamo ancora lontani da quello che era il nostro riferimento, cioè il 2008, l'inizio della crisi che ha avuto per il Mezzogiorno un inedito dalla storia del dopoguerra ad oggi. E dunque sono veri tutti i segni più che ci hanno raccontato Svimez e Banca d'Italia, cioè il 3,2% in più di PIL, i 100.000 occupati in più nel Mezzogiorno, il 7% in più di produzione industriale, l'aumento dell'export delle nostre aziende. La verità è che tutti questi segni più non corrispondono ancora e fino in fondo e pienamente a un miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di vita e di sicurezza delle nostre famiglie, perché stiamo recuperando terreno, sì, ma stiamo recuperando terreno rispetto al 2008. Dunque siamo ancora, diciamo, lontani da una fase di ripresa piena alla quale ovviamente, diciamo, per la quale lavoriamo costantemente, e questi segni più non sono una congiuntura astrale, sono il frutto di politiche nazionali e politiche regionali che hanno rimesso in un circuito, diciamo, economia, denaro, nuove opportunità. Da lì bisogna partire, stando come sempre con i piedi per terra, raccontando la verità ai cittadini del Mezzogiorno, ma anche raccontando una possibilità, una speranza di via d'uscita. Quindi recuperare ancora un po' questi 10 anni, come intende lei? Certo, bisogna recuperare, quindi sì. Cosa fare per aiutare i giovani laureati e fare in modo che gli stessi restino e lasciano il loro talento nel nostro territorio? Intanto, diciamo, sarebbe utile e opportuno anche per questo avere subito un governo nazionale che continui l'attività fatta, poi magari cambiando le cose che a qualcuno non sono piaciute, ma ad esempio il provvedimento delle zone economiche speciali è un grande risultato soprattutto per il Mezzogiorno. Le faccio un esempio: in Polonia ce ne sono 15, nel porto di Tangeri in Marocco in 5 anni questa stessa dimensione amministrativa e legislativa ha consentito più di 60.000 nuovi occupati. Immagini che cosa può essere un intervento di questo tipo per le nostre imprese della Campania e del Mezzogiorno. Se potrebbe attrarre molti investitori? Sì, se vogliamo solo limitarla al porto di Napoli e all'area retroportuale. Parliamo fino a 50 milioni di euro di credito d'imposta per le imprese, oltre che una serie di agevolazioni sul piano delle procedure amministrative. Ovviamente questa è un'opportunità in generale anche per una giovane generazione. Accanto a questo stiamo provando a lavorare come Regione Campania, e verrà presentata a maggio, dunque non una cosa che verrà in un tempo da definire, a questa proposta di 13.000 giovani da assumere dentro il sistema pubblico della pubblica amministrazione. Che non sarebbero pochi. Che non sarebbero pochi, che rispondono a una doppia esigenza: da un lato svecchiare la pubblica amministrazione, l'età media di un dipendente pubblico dalle nostre parti è 55-56 anni, dunque media. C'è anche una ridotta propensione all'innovazione, alla modernità, al cambiamento. All'estero la media è 28 anni, 30. Appunto, e poi, diciamo, rispondere, ecco, alla domanda, al bisogno di lavoro di una parte, diciamo, molto formata, creativa, curiosa, dinamica, di tantissimi laureati della nostra regione. È una risposta anche questa parziale, certo, ma è una novità. Una risposta parziale perché si attende ancora che ci sia effettivamente un governo, no? Siamo in attesa di questo governo, quindi uno sguardo, ovviamente, una risposta da lei, perché altro giro di consultazioni, la notizia è che c'è un'apertura da parte del PD al Movimento 5 Stelle, lo stesso De Luca che inizialmente guardava un po' in maniera non rosia, no? Aperte grillini, sembra avere un atteggiamento di distensione. Cosa pensa lei? Potrebbe esserci finalmente questo governo attraverso un'alleanza 5 Stelle? Soprattutto se ci sarebbero proprio le linee programmatiche affinché questo accordo avvenisse, parliamo comunque di due schieramenti completamente diversi che si metterebbero insieme. Sì, allora intanto non è l'apertura del PD ai 5 Stelle, ma è un invito del presidente Fico incaricato a Mattarella, cioè di rivolgersi al PD con il rispetto che si deve a una forza che in questo paese ha il 18% e il voto e la fiducia di 6 milioni di italiani. Detto questo, la politica non è qualcosa di immutabile e di immobile, il che non significa l'inciucio. Noi stiamo
ad oggi, dopo 53 giorni dal voto, un esecutivo nazionale non c'è. E non c'è non per responsabilità del PD, non c'è per l'incapacità delle principali forze politiche della prima coalizione che è uscita dalle elezioni, cioè del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, di dare vita a un esecutivo, punto. E due mesi sono tanti. E due mesi sono tanti per l'emergenza a cui lei faceva riferimento. Prima. Quindi il dato è questo, poi ciascuno sui social può raccontare come vuole. Avevano un tempo, questo tempo è stato utilizzato e non ha dato un esito. Quindi secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Adesso siamo nella seconda fase, siamo a un appello molto forte del Capo dello Stato di lavorare sul terreno della responsabilità. Per noi la base di partenza è il programma nostro, non è che ce lo rimangiamo. Se c'è da parte del Movimento 5 Stelle un'attenzione a partire dalle questioni che noi abbiamo posto agli italiani e si possono costruire le condizioni per convergere su pochi punti programmatici comuni, e allora si può andare fino in fondo. E dopo due mesi, però lo sapete, perché dopo due mesi si dovrebbe già iniziare a capire se questo accordo è possibile attraverso i temi di cui lei parla. Bisognava consumare una prima fase. La prima fase è andata un po' come noi l'avevamo annunciato. Spero che non ci dicano che eravamo dei gufi. Avevano i numeri e quei numeri non gli sono serviti, perché oltre ai numeri poi c'è bisogno di una cultura di governo e di una capacità di governo. Hanno chiesto a noi una disponibilità. Io sono, perché questa disponibilità si colga stando al programma, prima ancora delle premiership, delle leadership. Che cosa hanno risposto? Intanto mi sembra di capire dalle parole di Fico, se non vengono smentite da tweet di altri leader di 5 Stelle, che con la Lega si è chiuso e che si può partire dalla base programmatica del Partito Democratico. Mi sembra un buon inizio, ovviamente ne discuteremo nella direzione nazionale del 3 maggio, noi non abbiamo piattaforme né società private che orientano la nostra decisione, abbiamo una direzione nazionale che il 3 deciderà di dare un mandato pieno a verificare questa possibilità o altre scelte. Io mi auguro la prima, perché appunto il tema non è il destino di qualche dirigente del PD, per quanto autorevole, ma il tema è il destino di questo paese. Anche perché tornare a voto macerie è sempre complicato. E magari per capire che cosa succederà per poi al PD, perché certo, attualmente c'è un po' di spaccatura. La politica è questo, è movimento, se si accetta di stare dentro questo percorso non bisogna avere paura, diversamente dalle panchine non si sono mai costruite grandi esperienze politiche. E poi tornare al voto, cosa servirebbe dopo due mesi? E poi per tornare al voto intanto serve cambiare una legge elettorale che ha manifestato tutte le sue debolezze. Quindi altri mesi, altre attese? Probabilmente sì, ma se le attese sono finalizzate a costruire anche alcuni provvedimenti di governo e a dare seguito a alcune cose importanti, parlavo della ZES per la quale serve un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allora non sarà un tempo perso. Aspetteremo il 3 maggio e vedremo che cosa accadrà. Grazie, sì. Grazie al Consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciato, l'estate con Mattina 9, la mattinata prosegue dopo la pubblicità.